Signore, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore di questa grazia che ci dai di essere qui davanti alla tua presenza. Con questa gioia nei nostri cuori apriamo questo culto nel nome di Cristo Gesù, il Signore, il benedetto in eterno. Vogliamo iniziare a lodare Dio con il cantico 389. 389. Cantiamo il 481. Thank you.
Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Glorifica il tuo nome, glorifica il tuo nome. Glorifica il tuo nome, Signore. Lavaci col sangue prezioso di Cristo Gesù. Grazie, Signore. Amen. Veniamo dinanzi a te e ti ringraziamo, Dio, di questo giorno che tu ci hai donato. Grazie come siamo qua alla tua presenza per innalzare e glorificare il tuo nome. Grazie per quello che fai per noi, Signore. Tu sei un Dio grande, Padre. Dacci forza, dacci franchezza affinché possiamo parlare di te. Ti presentiamo questo grazie, culto, Gesù. Signore, dall'inizio alla fine. Guida il nostro fratello, parla ai nostri cuori, Signore. Grazie ancora per noi che siamo presenti, grazie per gli assenti, gli ammalati. Signore, tu li conosci uno per uno. Alleluia. E noi siamo certi che tu opererai, Padre. Grazie, Signore, per ogni cosa. Grazie ancora per gli assenti, per gli ammalati. Ti presentiamo anche questo mondo, Signore. Ti presentiamo ogni cosa nelle tue mani. E ogni grazia te la chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Amen, amen. Il Signore sia lodato. Amen. Vogliamo cantare il cantico 102. Avanti io vo, avanti io vo, per entrare nella gloria del Signore, avanti io vo. Sì.
guardiamo intorno a noi ci scoraggiamo, ma se guardiamo avanti, fratelli, vedremo colui che ci precede, colui che disse seguita, e noi non veremo mai meno. Il Signore sia lodato. Volete aprire la parola di Dio nel libro dei Giudici, nel capitolo 6? Gloria a tuo nome, Signore. Giudici, capitolo 6. Diversi mesi fa stavo meditando questo passo di scrittura e sono mesi che non riesco a portarlo, perché poi ogni sabato il Signore mi ha dato sempre un messaggio, gloria a Dio, e forse è arrivato il momento. Giudici, capitolo 6, verso 11. Gloria a Dio. Il Signore sia lodato. Giudici 6, verso 11. Poi venne l'angelo del Signore, si sedette sotto il terebinto d'Ofra, che apparteneva a Ioas, a Bizzerita. Gedeone, figlio di Ioas, trebbiava il grano nello strettoio per nascondolo ai madianiti. E l'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. E Gedeone gli rispose: ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo: il Signore non ci ha forse fatto uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dato nelle mani di Madian. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Egli rispose: ah, Signor mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse, e io sono il più piccolo della casa di mio padre. E il Signore gli disse: io sarò con te, e tu sconfiggerai i madianiti come se fossero un uomo solo. Basta fino a qua, accomodatevi, gloria a Dio. E ringraziamo a Dio per la sua santa e benedetta parola, che ci illumina continuamente, non solo ci illumina, fratelli, ma ci toglie tutti i dubbi che nascono nel nostro cuore. E molte volte i dubbi nascono, fratelli, come nascono? Sappiamo pure chi è colui che li fa nascere. E li fa nascere per scoraggiarci, per farci venir meno, per indebolirci, per toglierci le forze, gloria a Dio. Stavo meditando questo passo di scrittura alcuni mesi fa, fratelli, e ancora una volta, mentre lo leggevo, ho sentito una grande gioia nel mio cuore, gloria a Dio, né constatare un particolare, fratelli, che stasera lo vogliamo mettere in evidenza, gloria a Dio. Forse Gedeone per molti era uno come Dante, fratelli, cioè un uomo che viveva nel peccato, tutto Israele viveva nel peccato, la sua famiglia viveva nel peccato. E in casa di suo padre, dove viveva Gedeone, c'era anche un idolo, fratelli, che suo padre aveva costruito, fratelli, quando Dio aveva detto in un modo chiaro: non fate scultura né immagine alcuna, né somiglianza né di uomo né di donna.
E quando si arriva a questo punto è perché si perde di vista Dio, fratelli, e si ritorna nel paganesimo, si ritorna nel peccato, si ritorna nell'idolatria. Gloria a Dio. Perciò, fratelli, pensiamo che lui viveva nella disubbidienza e come gli altri nella miseria, nella paura, fratelli, dei Madianite e degli Amalachiti, come leggiamo nel verso 3 al verso 6. Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amalechiti e con i popoli d'Oriente salivano contro di lui e si accampavano contro gli israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fino a Gaza e non lasciavano in Israele né vivere, né pecore, né buoi, né asini. Infatti salivano con le loro gregge, con le loro tende, arrivavano come una moltitudine di cavalletti, essi e i loro cammelli erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo. Israele dunque fu ridotto in grande miseria a causa di Madian, e i figli di Israele gridarono al Signore. I figli di Israele gridarono al Signore, gloria a Dio in eterno. Ora, se fosse così, fratelli, per Gedeone, fratelli, perché Gedeone non riesce ad ascoltare attentamente le parole dell'angelo dell'Eterno, una figura di Dio, fratelli? Perché l'angelo dell'Eterno si presenta a questo giovane zelante, questo giovane pieno di forza, pieno di entusiasmo, pieno di fede. Fratelli, possiamo dire che era solo Gedeone che cercava la faccia di Dio, solo Gedeone che serviva l'Eterno, fratelli. E dice la parola del Signore che il Signore gli ha detto: il Signore è con te, uomo forte e valoroso. E questa parola, fratelli, è per noi stamattina. Questa parola è per il popolo di Dio continuamente. E molte volte noi non ci facciamo caso. Gloria a Gesù in eterno. E Gedeone, sbagliando, apre la bocca sbagliando e dice: se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Se il Signore è con noi, perché viviamo nella miseria? Perché viviamo nella povertà? Perché ci avviene, ci accade questo, fratelli? Gloria a Dio. Molte volte noi ci lamentiamo, molte volte noi anche nelle testimonianze lo sentiamo continuamente: come mai Dio non opera? Come mai Dio non si manifesta? Come mai Dio non fa vedere la sua gloria? Ma se noi leggiamo la parola di Dio, non c'è da meravigliarsi, perché leggiamo che di tanto in tanto, sempre per causa del popolo, c'era un periodo di silenzio, un periodo in cui Dio non manifestava la sua gloria. C'è 400 anni di silenzio in Egitto, fratelli. 400 anni. Gloria a Dio. Come c'è 400 anni di silenzio da Malachia a Cristo Gesù, che probabilmente non si sono visti miracoli, non si sono viste potente operazione. Ma questo non vuol dire che Dio dorme, che Dio non è attento, che Dio non vede, non sa quello che accade sulla terra. Perché? Se il Signore è con noi, perché? Perché ci è accaduto tutto questo?
Ma l'angelo del Signore non aveva detto così, fratelli. L'angelo dell'Eterno non aveva detto. Ho fatto caso. L'angelo del Signore disse: il Signore è con te. Gedeone, il Signore è con te. Ma Gedeone non sta vivendo come il popolo, non è mischiato nell'andazzo del popolo, non è coinvolto dall'agire di suo padre. No, fratelli, no. Benedetto sia l'Eterno. Gloria a Dio. Dove trova l'angelo dell'Eterno a Gedeone? Dove lo trova? Trebbiava il grano nello strettoio per nascondolo ai madianiti. I madianiti, fratelli, gloria a Gesù, tutti questi popoli che salivano, lasciavano nella miseria il popolo di Israele, ma non lasciavano nella miseria Gedeone. Perché Gedeone raccoglieva il grano, seminava e mieteva e nascondeva e aveva da mangiare e non pativa la fame. Benedetto sia l'Eterno. A chi assomigliamo noi in questi ultimi tempi? Gloria a Gesù in Eterno. Fratelli, Dio sa, guarda sia l'operato di una comunità, sia l'operato di tante comunità, sia l'operato di tante nazioni, ma Dio guarda anche l'operato del singolo, quello che ci sta sfuggendo di mente in questi ultimi tempi e che abbiamo bisogno che lo Spirito Santo possa toccare il nostro cuore e la nostra mente. Il singolo, il singolo. Gloria a Gesù, noi non dipendiamo dagli altri, noi non dipendiamo dalla massa, noi non dipendiamo dalla comunità, noi dipendiamo dal singolo. Siamo singoli davanti a Dio e Dio ci chiede conto singolarmente. Stai raccogliendo il grano? Stai nascondendo il grano? O ti stai facendo derubare dai madianiti, dagli amalachiti e dai popoli che salivano? Gloria a Dio. Dio ama il singolo. Dio amava Giobbe, Dio amava a Giosuè, Dio amava a Giacobbe, Dio amava a Davide, Dio amava Ezechia. Singoli, fratelli, che cercavano la faccia di Dio. Benedetto sia il suo santo nome. Il nostro Dio non è solo il Dio delle grandi cose, il nostro Dio è anche il Dio delle piccole cose. Gloria a Gesù in Eterno. Non ti mischiare, non ti fare coinvolgere, non ti fare portare, non ti fare trascinare della massa, perché la massa sta andando, fratelli, verso la perdizione. Dio mi chiama e ti chiama che dobbiamo andare controcorrente. E per andare controcorrente bisogna sudare, bisogna nuotare, bisogna faticare. Non ti puoi fermare, la corrente ti trascina. I pesci morti li porta la corrente. Aiutaci in questi ultimi tempi. Stavo leggendo questo passo di scrittura e mi ha incoraggiato che voi non potete immaginare. Gloria a Gesù. Signore, tu singolarmente ci vuoi all'opera, singolarmente ci vuoi in movimento, singolarmente, gloria a Dio in Eterno. Signore, dacci grazia, gloria a Dio in Eterno. Gedeone, fratelli, gloria a Gesù, non aveva fatto
imprese eclatante, ma è stato fedele nelle piccole cose. Non aveva combattuto guerre, non aveva vinto guerre, ma una guerra l'aveva vinta, gloria a Gesù. La sua guerra personale contro il nemico, che prendeva il grano, non lo portava nell'aia, ma lo portava nello strettoio. Nello strettoio si porta l'uva. Lo strettoio è un luogo chiuso dove nessuno ti vede, e lì pesti l'uva, lì fai il vino, mentre il grano si porta sull'aia dove c'è il vento, ma lui va nello strettoio, nessuno lo vedeva. E lui raccoglieva il suo grano, gloria a Dio in eterno, faceva fruttare quel campo che Dio gli aveva dato in eredità, possiamo dire. Dio ha dato a tutti noi qualcosa, a tutti noi. E Dio, fratelli, ci guarda singolarmente. Vogliamo il numero molte volte. Dio, dacci grazie in questi ultimi tempi. In Matteo, nel capitolo 25, chi non conosce questa scrittura, gloria a Dio. Poi avverrà che a un uomo, il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni o talenti. A uno diede 5, non disse a questa comunità 5, a quella comunità 2, chiamò uno e diede 5, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. E subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farle fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che aveva ricevuto 1 andò a fare una buca intera e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quel servitore ritornò a fare i conti con loro, e colui che aveva ricevuto 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: Signore, tu mi hai affidati 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. E il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Ascoltate, fratelli, sta parlando con quello che ha ricevuto 5 talenti. Avete sentito che belle parole ha detto? Ora c'è quello che ha ricevuto 2 talenti, forse non dirà le stesse parole, gloria a Dio in eterno. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi hai affidato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnate altri 2. E il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Ha detto la stessa cosa? Ha detto la stessa cosa. A colui che ne ha avuto 5 ne guadagna 5. A colui che ne aveva ricevuto 2 e ne guadagna altri 2. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento e disse: Signore, io sapevo che tu sei uomo duro, perché miete dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato io a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco il tuo talento, gloria a Dio in eterno, eh? Gloria a Gesù. Non vi voglio dire quello che ci ha detto a questo, perché lo sapete. Dio ci ha dato talento a tutti. A tutti noi ci ha dato talento, fratelli. Non c'è un'anima che si converte che non riceve talenti. Ne può ricevere 1, ne può ricevere 2, ne può ricevere 5.
ma tutti ricevono un talento da parte di Dio. Fratelli, vi faccio una domanda: quanto è stata profonda quella buca che abbiamo fatto per mettere il talento? Dov'è il talento che Dio ci ha dato? Dov'è il talento? Abbiamo fatto profonda la buca, vero? Stiamo aspettando il ritorno di Gesù per scavare e prendere il talento e dire: ecco il tuo talento. Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Gedeone ogni anno recuperava il grano, ogni anno mieteva e conservava, proteggeva il suo raccolto. Ma perché non facevano gli altri la stessa cosa? Perché gli altri non facevano la stessa cosa? Ah, perché gli altri hanno da lamentarsi? Ma perché il Signore non opera? Perché il Signore non guarisce? Gli altri hanno altri problemi. Ah, perché è cambiato? È cambiato? Un momento. Gloria a Dio. Giacomo ci dice che di tanto in tanto dobbiamo guardarci, però è negativo, nello specchio, per vedere la nostra faccia, solo che dopo un minuto ci dimentichiamo. Ma stamattina, fratelli, non nello specchio materiale, ma guardiamoci nello specchio della santa e benedetta parola di Dio e dire: che sto facendo con il talento? Che cosa sto facendo? Ci sono priorità, ci sono cose più importanti, ci sono cose più necessarie. Signore, dacci grazia in questi ultimi tempi. Gloria a Dio in eterno, aiutaci tu. Ai tempi di Geremia, lo sapete meglio di me, il popolo, se leggete nel capitolo 7 e nel capitolo 44, hanno abbandonato Dio, fratelli, per servire la regina del cielo. Perché quando loro servivano alla regina del cielo, avevano pane a sazietà, fratelli. Non gli mancava nulla. Non ha importanza se Dio non era più con loro, ma non ne manca nulla. Ma Dio è con voi, ma non ci manca nulla. L'abbiamo sentito. E chi ci separerà dall'amore di Dio? Sarà la fame, la sede, le potenze del nemico. Chi ci può separare dall'amore di Dio? Che mi importa del pane, quando Gesù disse: l'uomo non vive di pane solo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E la parola che procede dalla bocca di Dio, e qua c'è il talento trafficato. Signore, dacci grazie in questi ultimi tempi. Gloria a Dio in eterno. In secondo re, fratelli, in secondo re, nel capitolo 18, c'è la storia, fratelli, al verso 29, al verso 35. Gloria a Dio. Allora dice la scrittura: non voglio leggere prima, gloria a Gesù, in secondo cronaca 28, voglio che leggiamo prima, secondo cronaca 28, fratelli, gloria a Dio. E dice: Tigal Pineser, re d'Assiria, marciò contro lui, Agaz, lo ridusse alle strette.
morte e non lo sostenne affatto. Infatti Agaz aveva spogliato la casa del Signore, il palazzo del re, dei capi, e aveva dato tutto al re di Assiria, ma nulla era giovato nel tempo in cui si trovava alle strette questo medesimo re Agaz. Continuò più che mai a commettere delle infedeltà contro il Signore. Offrì sacrifici agli dei di Damasco che l'avevano sconfitto e disse: poiché gli dei dei re di Siria aiutano quelli che offrono loro sacrifici ed esse aiuteranno anche me. Ma furono invece la sua rovina. Il padre di Gedeone ha un vedello d'oro, c'ha un idolo, ma Gedeone non ha idoli. Vive nella stessa casa, ma non guarda a suo padre. Che bello quando Dio disse ad Abramo: Abramo, esci fuori dal tuo parentato. Lascia a tuo padre, lascia a tua madre, perché Dio aveva visto il cuore di Abramo che era integro e che cercava Dio. E da quest'uomo Dio ha fatto una grande nazione. Il nemico molte volte ci vuole scoraggiare. Gloria a Dio in eterno. Come Rabba Sacchei cercò di scoraggiare Ezechia, fratelli, dicendo: non confidare nel tuo Dio, è stato Dio che mi ha mandato contro di te. Il diavolo è bugiardo, il diavolo è bugiardo. Guarda che nessuna nazione ha resistito al mio esercito. Non ti ribellare, non puoi fare nulla, nessuna nazione è stata liberata dalle mie mani. Arrendati. E manda un'imbasciata a Isaia. E Isaia grida a Dio. Ezechia prende la lettera di Menaccia, la porta nel tempio. E il Signore ci ha detto: sta tranquillo Ezechia, perché io proteggerò questa città. Gloria a Dio in eterno, io proteggerò questa città. E quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini, e quando la gente si alzò la mattina erano tutti cadaveri. Il Signore è con te, non con voi. Il Signore è con te, Gedeone. Il Signore è con te, fratello. Il Signore è con te, sorella. Non nascondere il talento. Gloria a Dio, vogliamo trafficarlo. Sapete quando ci convertiamo a Dio e quando siamo degni della sua fiducia? Quando in ogni cosa, la nostra priorità è Dio. Che sono state belle testimonianze di fratello ottantenne, oltre ottantenne. Fratello Biagio ha detto: non ce la faccio a testimoniare. E chi ti ha dato la forza di testimoniare? Fratello Biagio. Chi ti ha dato la forza di testimoniare? Gloria a Dio in eterno. Signore, dacci grazia. Oggi in mezzo al popolo di Dio ci sono i rabbi Sacchei, fratelli, che parlano come se fossero cristiani, ma invece non lo sono, e non fanno altro che indebolire, infiacchire i credenti che vogliono servire il Signore. Però lo Spirito Santo ci dice: fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia facillanti, e dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete. Gloria a Dio in eterno. Oggi ci preoccupiamo più della guarigione che della salvezza.
Oh, è vero, ci preoccupiamo più della guarigione. Ma se noi guardiamo la parola di Dio, fratelli, quando è stato annunziato Gesù, fratelli, sia a Giuseppe, e sia a Maria, e sia ai pastori, la musica è stata sempre la stessa. Tu gli porrai il nome Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo. Maria, gli porrai il nome Emanuele, Dio con noi. Oggi nella città di Davide, gli angeli, i pastori, è nato il Messia, è nato un Salvatore per il popolo, gloria a Dio. E Dio vuole salvare, Dio vuole salvare, Dio vuole raccogliere grano. Guardiamo, fratelli, siamo alla fine, il Signore sta per tornare. La gente non si avvide di nulla, come ai tempi di Noè. Vedete, si va di male in peggio, si va di male in peggio, di male in peggio, di male in peggio. Ci sono carestie in tutto il mondo, pestilenze in tutto il mondo, guerre in tutto il mondo. Ancora questo non è niente, principio di dolore. E la gente è sempre più idolatra, più idolatra, più idolatra, fratelli. Il padre di Gedeone ha fatto un idolo. Gloria a Dio, Nebucadnezzar ha fatto un idolo, fratelli, e ha detto chiunque non si ginocchiava davanti all'idolo veniva gettato nella fornace ardente. Gloria a Dio in eterno. Ma tre giovani soltanto, non erano solo tre giovani ebrei, fratelli, erano tanti gli ebrei, fratelli, deportati. Tre giovani, Daniele non c'era sicuramente lì, tre giovani non si ginocchiano davanti alla statua, gloria a Dio, e gli dicono a Nebucadnezzar: noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco e dalla fornace ardente e dalla tua mano, re. Ma anche se non avviene il miracolo, noi serviamo il Dio dei miracoli, perciò ci deve essere il miracolo. Anche se il miracolo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviamo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Fratelli, da oggi in poi, per arrivare a Santa Teresa è un'impresa. È un'impresa, fratelli. Non so se riusciremo a passare a Scaletta stasera. È un'impresa. Perché in ogni città ora vediamo come gli idoli li portano a spasso, come li portano in giro, li portano sulla spalla, come dice la parola di Dio. Hanno bisogno di essere portate sulla spalla, perché hanno piede e non camminano, occhie non vedono, bocca e non parlano, orecchie non odono. E dove li posano, lì rimangono. E non si guarda più a Cristo, non si guarda più a colui che è morto sulla croce per noi. Non ci ginocchiamo davanti alla statua, anche se dobbiamo morire. Ma Dio ha fatto un miracolo. Lì dove non si chiede il miracolo, dove non si aspetta il miracolo, non se lo immaginavano, sanno che Dio è potente. Certo che è potente Dio, gloria a Gesù in eterno. Dio è onnipotente. E Nebucadnezzar fu spaventato guardando nella fornace. Non erano tre gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente?
E quello risposero e dissero: a re, certo, o re. E pensate, fratelli, che quelli che hanno buttato Anania, Misaele e Azzaria nella fornace si dovevano avvicinare per buttarle nella fornace. Se lì c'è la porta, quella è la porta della fornace, non si poteva prendere un uomo di qui e buttarlo nella fornace. E dovevano avere i catapulti, non so, dovevano avere le fionde adatte. Si dovevano avvicinare. E quando si avvicinavano e li buttavano, loro morivano. Sono morti quelli che hanno buttato Anania, sono morti quelli che hanno buttato Azzaria, a tutte e tre sono morti fuori della fornace. Ne abbiamo buttate tre nella fornace, tre ne abbiamo buttate nella fornace, sì. Eppure disse ancora re: io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello del figlio di Dio. C'era Gesù nella fornace. Tutto potevano immaginare che Gesù li aspettava nella fornace. Anania, Misaele, Azzaria, se sarete fedeli mi vedrete nella fornace. E quando arrivano nella fornace, il Dio li libera e discutono con Gesù. Oh, ma c'è stato il miracolo. Ha visto Dio, è Dio del miracolo. E perché tutti quelli nel capitolo 11 di Ebrei sono morti? Perché non c'è stato il miracolo? Perché, caro fratello e cara sorella, Dio ti guarisce dal tumore, e ne abbiamo visti tante, e si sono allontanate dalla grazia di Dio. Era meglio che tu morivi per quel tumore e adesso eri nella gloria di Dio. E quanto ne conosciamo, quanto ne sappiamo di questo, fratello, gloria a Dio. Sapete che nell'Apocalisse non vediamo guarigioni, ci avete fatto caso, no? Nell'Apocalisse, non, almeno se non sbaglio, che posso sbagliare, nell'Apocalisse non vediamo guarigione all'infuori della manifestazione dell'Anticristo, del falso profeta, ma non vediamo più guarigione, fratelli, eh? Nessun accenno, nessuna allusione al miracolo. Ma il miracolo che Dio mette in evidenza nell'Apocalisse, sapete qual è? E qual è? Chi si ricorda? Può alzare la mano e lo può dire, mi farebbe piacere. E il Signore mette in evidenza il miracolo. Scrivi: beati i morti che d'oggi innanzi muoiono nel Signore, perché si riposeranno dalle loro fatiche. Questo è il miracolo, morire nel Signore. Paolo diceva: se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. O viviamo, o moriamo, siamo del Signore. Benedetto sia il tuo santo nome. Una mia cugina, fratelli, non so se mi sta ascoltando stamattina, perché so che mi ascoltano, non è credente, era sposata da 18 anni e non aveva figli, abitava in America e veniva spesso. Ma dopo 18 anni che era sposata, è venuta a casa mia, qui a Santa Ponteschiavo, a farci visita. Gloria a Dio in eterno. E ci abbiamo parlato di Cristo Gesù, la cosa che facciamo quando vediamo persone, specialmente quando ce li mandano a casa, proprio quando ce li manda a casa il Signore, come dire, non vuoi andare per le strade, ma te li manda a casa. Gloria a Dio.
ci abbiamo parlato del Signore che salva, Signore che guarisce. Abbiamo raccontato una bella testimonianza di una sorella, la mamma di Agostino, sincera se non sbaglio, era a culto a Pezzolo, era sposata da tanti anni, non aveva figli, e una sera passò all'unzione, c'era il fratello McDern se non sbaglio, passò all'unzione e mentre il fratello pregava per lei, lei sentì tre rumori nello stomaco, come se qualcosa si rompesse. Ta! 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 Il Signore ci ha dato tre figli. Il maschio, mi sembra che è più grande, si chiama, Agostino. Lo conosciamo tutti, no? Agostino, lo conoscete? Tre figli, gloria a Dio. Perciò ci ho parlato di questo. Lei si è messa a piangere, vabbè, piangono tutti, fratelli. Insomma, ha detto pregate per me. Ci siamo inginocchiati nel salone, non lo dimentico mai, fratelli. Era 1989, fratelli. Gloria a Gesù in eterno. Abbiamo pregato nel 1990. Ha avuto una figlia dopo un anno, gloria a Dio in eterno. È stato da quel giorno, fratelli, che ogni volta che veniva non passò più da casa mia, non passò mai più da casa mia. E in questo momento è qui a Pezzolo e col coronavirus non può uscire. Se mi ascolta, ciao Antonietta. Però 2 anni fa lei non venne a casa mia, ma io sono andato a casa sua, a Pezzolo. E lì ho potuto parlarci di nuovo di Gesù, si è messa a piangere di nuovo, dicendo ricordati quello che Gesù ha fatto per te. Ricordati che tu hai detto che è stato un miracolo di Dio. Aveva 18 anni, gloria a Dio in eterno, che era senza figli. Gloria a Gesù. Io non so perché Dio non ce ne ha dati altri, vi potrei dire anche il motivo, perché il motivo lo comprendiamo, fratelli, quando noi preghiamo per gli ammalati e molte volte non vengono guariti. L'altra volta fratello Samuele, parlando con Samuele, mi ha detto una cosa, mi ha fatto riflettere, abbiamo parlato con lui e ci ho detto, Samuele, ecco perché molte volte il Signore non guarisce. Gloria a Dio. Noi appena vediamo un ammalato fuori, portiamo subito la richiesta in chiesa. Preghiamo per Tizio, preghiamo per Caio. Fratelli, io non ho mai visto nella parola di Dio questo sistema. Quello che vedo nella parola di Dio, che sono stati i genitori che sono andati da Gesù, personalmente. E tu non puoi cercare il miracolo di Dio per rimanere nell'idolatria o per servire altri dei. Il figlio dell'ufficiale reale, il padre andò da Gesù e Gesù ci ha detto vai, tuo figlio guarirà. E quando arrivò a casa il servo gli andò incontro, tuo figlio sta bene. Da quando sta bene? Da ieri a quest'ora, quando Gesù ci ha detto va, tuo figlio guarirà. Iairo andò da Gesù e gli disse mia figlia sta male, sta morendo, scenda a casa mia. Gloria a Dio. Gesù non ha detto andate dai fratelli, Gesù ha detto venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati ed io vi darò riposo. Gloria a Dio. Concludo, fratelli, gloria a Dio in eterno.
potremmo raccontare quante cose il Signore ha fatto per il nostro corpo, ma la cosa che di più ci rallegra, fratelli, è quello che Gesù fa per le anime. Ha detto Angelo nella preghiera, che qualcuno disse, no quando la chiesa è piena, ma se il cielo è pieno di anime salvate. Fratelli, vi faccio e mi faccio la domanda e vado a concludere. Stiamo mietendo il grano? Stiamo recuperando il grano? O i madianiti se lo stanno rubando? Da parte nostra dobbiamo fare la nostra parte. Non sappiamo se si salvano o non si salvano, ma Dio deve vedere che dalla nostra parte abbiamo messo tutto il nostro impegno, e il Signore ci dirà: bene hai fatto, mio servo fedele. Stiamo raccogliendo o stiamo dormendo? Il popolo dormiva e veniva derubato, ma c'era uno soltanto che non guardava a nessuno e raccoglieva. Ma sono solo, Signore. Non sei solo, non sei solo, perché Gesù li mandò a due, ma anche se sei solo, non sei mai solo, sei sempre in due, siamo sempre in due. Perché lui ha detto, io sono con voi in ogni tempo, fino alla fine dell'età presente. Abbiamo il desiderio di salvezza? Abbiamo il desiderio di raccogliere? Fratelli, quello che facciamo, facciamolo che Dio solo lo vede. Non importa se gli altri non lo vedono, nessuno lo vedeva. Lo vedeva soltanto Dio, e Dio si manifestò. Il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Va con questa tua forza. Tu vincerai i malachiti come se fossero uno soltanto. Noi non dobbiamo dubitare della potenza di Dio, perché è Dio che salva. Non sono io, non sei tu. È Dio che salva. Avevano una brocca, avevano una fiaccola nella brocca. A un certo punto, di notte, tirano fuori la fiaccola, rompono la brocca. A Gedeone, a Dio. E che cosa è successo? In quell'accampamento si sono svegliati e si ammazzavano gli uni con gli altri. Il rumore delle brocche. Queste grida che sentivano, quelli fiaccoli, fratelli, non hanno capito o almeno Dio non ci ha fatto capire nulla. Gloria a Dio. Vogliamo raccogliere il grano? Ci vogliamo alzare? Fai che il miracolo, Signore, di Isacco possa accadere in ognuno di noi. Ha rimesso un chicco di grano e ne raccoglieva 100. Gloria al tuo nome. Gloria a Dio, gloria a Dio. Amen. Ti ringraziamo, Eterno, con tutto il nostro cuore, come tu sei qui in mezzo a noi, Signore, e come tu hai guidato, Signore, questo culto per la tua e gloria. Alleluia. Ti ringraziamo, Eterno, per tutto quello che veramente ancora ci hai detto, Signore. Tu ci consigli, Signore, perché tu sei il Dio dell'amore, o Eterno, e tu vuoi che nessuno perisca, Padre, ma vuoi che tutti siano salvati, o Signore. Facci
Dacci grazia, Padre, che possiamo veramente cercare, Signore, la Tua faccia, che possiamo essere ripieni di Spirito Santo, Signore, che possiamo essere strumenti usati per la Tua lode e gloria. Padre, aiutaci, Signore, alleluia, a trafficare i talenti che Tu ci hai messo, Signore. Sì, perché Tu ci hai dato dei talenti a ciascuno di noi, oh Signore. Grazie, e facci, Signore, grazia che possiamo portare frutto per la Tua lode e gloria, oh Eterno. Aiutaci, Signore, riempici di Spirito Santo, lavorare veramente secondo la Tua volontà, oh Signore. Abbi pietà di noi se finora non ci siamo affaticati, oh Signore. Oh Gesù meraviglioso, facci grazia, Padre, sì, perché non è un gioco servire Te, oh Signore. Aiutaci a prendere veramente sul serio, Signore Dio, il servizio che Ti dobbiamo rendere giorno e notte, Padre Celeste. Aiutaci, perché Tu non ci lasci, sei con noi, con ognuno di noi, oh Signore Dio. E noi realizziamo, Signore, le nostre debolezze, e proprio nelle debolezze, Signore Dio, che realizziamo la Tua forza, Signore Dio. Incoraggiaci, Signore, ad andare avanti di valore in valore, Signore Dio. Dacci la gioia Tua, la gioia della salvezza. Alleluia. Che non possiamo perderla, Signore Dio. Facci grazia che possiamo custodire la Tua parola dentro al nostro cuore, perché è preziosa. Alleluia. Signore Dio, a Te la lode e la gloria, Signore Dio. Grazie che guidi continuamente la nostra vita, Signore Dio, secondo il piano che Tu hai. E grazie, facci grazia che possiamo, Gesù, renderci, Signore, nella Tua mano, Signore. Tu sei il nostro tutto, Signore Dio. Con Te, Padre, siamo al sicuro, Signore Dio. Grazie, Padre, che rimani con noi e che ci benedici ad uno, Signore Dio. A Te rendiamo la lode, la gloria, il ringraziamento, in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio in eterno. Signore, benedice l'opera Tua, benedice l'opera Tua, Signore. Grazie Gesù, grazie. Amen. Il Signore sia lodato. Vogliamo insieme concludere con un cantico. 489. Grazie. Il tempio del Dio voglio essere anch'io. Alleluia. Santo di Gesù, Cristo è Signore.
dacci grazie affinché non ci lasciamo trasportare da questo andazzo di mondo, Signore. Benedicici a tutti mentre chiudiamo questo servizio nel nome tuo, nel nome di Gesù e dello Spirito Santo, il nostro consolatore e guida, benedetto in eterno. Amen. Dio ci benedica. Amen.